Diego, è la domenica sportiva. Ha provato, sta bene? Sì, abbiamo fatto la prova oggi mattina. Oggi per la mattina, sì. In palestra com'è andato? Beh, no, il riscaldamento di tutta la domenica. No, non è niente di particolare. Manca un 20 minuti all'inizio della partita. Pensa di giocare? Sì, sì, per questo ho fatto la prova oggi mattina e ho fatto il riscaldamento, sennò non lo facevo. Il ginocchio non dà fastidio, quindi... No, sta bene. Diego Maradona, un rebus da parole crociate che si risolve con la presenza dell'asso contro il Torino. Il primo tempo del Napoli è tatticamente esemplare. I partenopei, esenti da rischi per mezz'ora, bloccano i rifornimenti granata dalle fasce laterali e impongono un solido centrocampo. La staffilata è di Pecci. Maradona c'è e si fa sentire. Il pallonetto è il suo pane e dopo Giuliani ci prova con Martina, dopo una finta alla sua maniera. Ecco l'esecuzione dal basso, alla quale fa seguito la disperazione del giocatore, che non è in condizioni perfette ma tiene ugualmente in allarme la difesa altrui. Il Torino soffre nello scrollarsi di dosso il peso di 3 sconfitte consecutive, ma col passare dei minuti riacquista il proverbiale mordente. La meccanica del gol premia i trascinatori granata. Corner di Junior, colpo di testa di Schachner e incornata di Sabato. Si va a riposo sull'1-0. Il Torino legittima il vantaggio nella ripresa, con un gioco più convinto e incisivo. Beruato, una delle novità della squadra, si affida persino al destro, il piede no, per servire Schachner. Maradona fa ciò che il ginocchio gli consente. Bianchi getta nella mischia Giordano e alterna Renica e Bruscolotti in appoggio, ma tirano più i centrocampisti, come Bagni, che non le punte. Talvolta il Napoli si sbilancia e i padroni di casa rispolverano il gioco di rimessa con Comi. Un'esitazione di Carannante e Bruscolotti favorisce il primo gol in campionato del giovane attaccante. Radice sente i 2 punti in pugno. Il Napoli continua a premere con autorità, ma non è né fortunato né continuo in fase conclusiva. Il bolide è di Pecci. Giordano e Bertoni non trovano spazi e così sono gli inserimenti dalle retrovie a insidiare Martina. Il tentativo è di Renica. È Maradona a siglare il 2-1 finale. Il risultato restituisce dignità a un Torino punito oltre misura dalla classifica e condanna un Napoli sfortunato, come sembra illustrare questo scivolone di Renica negli spogliatoi. Io non credo che il Toro sia più forte del Napoli, non lo credo veramente. Abbiamo giocato una buona partita e abbiamo regalato noi la vittoria al Toro. Prima di questa partita un Napoli imbattuto e un Torino invece reduce da 3 sconfitte consecutive. Radice, mi pare che questa gara abbia ribaltato le statistiche. Sì, noi ci siamo ripetuti, per la verità, come prestazione. Abbiamo fatto delle prestazioni buone come le avevamo fatte nelle settimane scorse dove perdavamo. Oggi siamo riusciti a segnare e abbiamo dimostrato, insomma, che questa non era una crisi di gioco ma una crisi di risultati, e questo mi fa molto piacere, perché quando si sostiene per 3 volte, per 3 domeniche, che la squadra è lo stesso, però la gioca bene, però dopo ci vuole la concretezza di una vittoria, e questo ci fa piacere, anche perché poi battendo un Napoli appunto imbattuto è ancora più qualificante.